Franco Farinelli, geografo dell'Università di Bologna, ha insegnato a Los Angeles, Ginevra, Berkeley, alla Sorbona. Lei sostiene che le mappe non sono la copia di ciò che esiste, ma il contrario. Ci spiega questo concetto? Sì, molto semplicemente. In natura non esistono linee rette. Per avere una linea retta, un'autostrada o una ferrovia, bisogna operare un passaggio. Quel passaggio che è assicurato dall'esistenza di una mappa. E la mappa, la rappresentazione che precede la realtà. Ecco perché le mappe vengono prima di ciò che esiste. Esattamente al contrario di quanto a scuola da piccoli ci fanno credere. Ugualmente gli stati esistono solo perché sono rappresentati su una mappa. La struttura di uno stato obbedisce a ciò che nella geometria classica si chiama estensione. Nella geometria classica noi abbiamo un'estensione quando abbiamo a che fare con una continuità, una omogeneità e un isotropismo. Che cos'è l'isotropismo? La proprietà per cui tutte le parti di una estensione sono voltate nella stessa direzione. Ecco perché c'è la capitale. La capitale serve proprio, normalmente sta al centro quasi, e serve proprio a segnare il punto verso il quale funzionalmente tutte le parti di cui lo Stato si compone devono essere orientate. Il metaverso è anch'esso in qualche modo collegato alla rappresentazione schematica. Anche l'intelligenza artificiale si avvantaggia dunque di percorsi preorganizzati? Ma vi è una continuità, anche se fin qui poco studiata, almeno dal punto di vista generale, una continuità, dicevo, tra la cartografia e l'intelligenza artificiale. Si può anche dire che la cartografia, la precedenza della mappa rispetto al territorio, è nient'altro che l'avvento, significa l'avvento esattamente, il primo avvento, la nascita dell'intelligenza artificiale o di una forma di intelligenza artificiale. In che senso? Nel senso che mette in questione il concetto stesso di realtà sulla base della problematicità del rapporto tra il modello e ciò che esiste. È possibile immaginare le mappe che ancora non abbiamo trovato come modello, come diceva lei prima, come dinamiche e funzionali che si riconfigurano continuamente? Sì, anche se è qualcosa che mi fa un po' impressione, mi fa un po' paura, perché detta così sembra che le mappe si auto-organizzino in qualche forma in maniera da riconfigurarsi e, come dire, come diceva Napoleone, l'intendenza, cioè noi poi saremo costretti a seguire. Il problema vero è mantenere il controllo da parte, come la diciamo, la chiamiamo, società civile, opinione pubblica, umanità, ecco, rispetto a questi processi.